E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringiluca Tech e parleremo di un accessorio che associato ad uno smartphone diventa una vera figata. Scopriamolo insieme dopo la sigla. Questo accessorio fatto dalla casa Pasonomi è un VR, ma andiamo a scoprire insieme cos'è precisamente un VR. Molti anni fa esistevano degli accessori che, associati via cavo al vostro dispositivo, riuscivano a farvi vedere magari uno schermo di 50-60 pollici, ovviamente a discapito della qualità, in completa comodità e immobilità. Ma andando avanti con l'introduzione di nuove tecnologie, questa sta cercando di eliminare il maggior numero di cavi, cavetti e adattatori dal mercato, introducendo così degli accessori senza batteria, senza cavi e senza adattatori. Quello di cui parleremo oggi è prodotto dalla casa Pasonomi e si chiama VR Glass. Questo VR è dedicato a chi ama guardare dei film o dei video magari in 360 con il proprio smartphone o addirittura giocare con l'ausilio di un controller esterno ma con uno schermo un po' più grande del solito. Ma precisamente come funziona un VR? Fate una prova: se voi avvicinate lo schermo del vostro dispositivo a pochi centimetri dagli occhi, non riuscirete a vedere molto. Questo accessorio invece non fa altro che ingrandire l'immagine tramite l'ausilio di due lenti grandangolo e quindi, posizionando lo schermo a pochi centimetri dagli occhi tramite queste lenti grandangolo, riusciamo ad avere una visuale molto più ampia e quindi vedere uno schermo molto più grande. All'interno della scatola di questo VR, come credo per tutti gli altri, troviamo una banda elastica per poterlo fissare alla nostra testa, un comodo panno per pulire le lenti e una copertura per il trasporto per le lenti stesse. I materiali adoperati per la sua composizione sono principalmente una plastica dura, tranne per il contorno degli occhi che è in una comoda spugna all'esterno felpata. Per associare il nostro dispositivo a questo accessorio è semplicissimo, basta aprire l'apposita slitta superiore, inserire il nostro smartphone all'interno, regolare le guide per fermare lo smartphone giusto al centro, chiudere la slitta e appoggiarlo sugli occhi. Una volta indossato non avremo problemi di stanchezza del collo magari o della testa, dato che è costruito in un materiale plastico e quindi studiato apposta per non essere pesante e ad andare quindi ad appesantire i muscoli sottostanti. La banda elastica per fissare questo VR sopra la nostra testa è dotata di regolazioni a strappo, comode soprattutto in mobilità. Ma cosa succede se si scarica lo smartphone oppure se vogliamo ascoltare un film, magari non facendolo sentire a nessuno? Beh, Pasonomi ha pensato anche a questo, dotando questo accessorio dei fori laterali per il passaggio dei cavi. Ragazzi, sai cosa vi dico? Il video finisce qui, vado a giocare un po'. Noi ci rivedremo sempre qui sul canale di Pringiluca Tech con un prossimo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter, ma noi ci rivedremo sempre qui sul canale di Pringiluca Tech con il prossimo video.